sarà particolarmente importante perché ci hanno invitato al centro di accoglienza di Paestum e quindi dove ci sono i ragazzi migranti, quindi probabilmente entro questo mese ci sarà un'altra rappresentazione proprio lì. Vorrei No, poi ti voglio dire, questo te lo dico in anteprima, e lo dico in anteprima anche stasera al pubblico, che in autunno-inverno ci saranno due altre rappresentazioni in Costiera Amalfitana. Una sarà a Praiano, nell'ambito della seconda edizione di Racconti e Maree, e l'altra sarà qui di nuovo a Cetara, il 14 dicembre, quando consegneremo il premio In Pace 2018 all'UNICEF. Quindi in quell'occasione ci sarà ancora Amari Confini e lo porteremo ancora in giro. Io sono felice di aver dato il battesimo a questo progetto che poi appunto è andato avanti con le sue gambe, è stato già donato al frac di Baronissi, agli scavi agli scavi di archeologici di Fratte, mi pare appunto, oh, Ponte Cagnano. Di Fratte, bravissimo, Bruno. Di Ponte Cagnano. Benissimo, ok. Vito, tu che hai musicato, che emozione è stata questa di mettere la musica ad un qualcosa, a un tema?